Sono finalmente tornati i Kalashnikov scarrellanti. Oggi abbiamo con noi il modello S74U che appunto ricorda molto la K47 classica, col calcio pieghevole. E cosa notiamo su questa replica? Innanzitutto il calcio è in metallo, dove abbiamo lo sgancio e abbiamo anche un attacco per la cinghia. Abbiamo l'upper receiver che è in metallo e anche tutto il corpo del fucile. Il caricatore rimane in ABS, maggiorato con la rotella inferiore, classico di calcio Kalashnikov. Quindi noi abbiamo la rotellina e sportellina dove andare a inserire tutti i nostri colpi, all'incirca 500-600 pallini. Dopodiché, come possiamo vedere anche dall'etichetta sul fucile, abbiamo l'op-up, quindi possiamo regolare il nostro tiro e essere della massima precisione. Abbiamo, se vogliamo, l'attacco per le ottiche o la mount Kalashnikov, grazie a questa aggiunta sul body dell'arma. Andiamo a vedere l'altro lato. Quindi abbiamo appunto lo scarrellamento. In questo momento noi abbiamo già la batteria attaccata per poi dimostrarvi lo scarrellamento e qua abbiamo il sistema op-up. Dopodiché è stato anche migliorato il difetto classico di Kalashnikov del selettore che si allentava la vite e si perdeva sempre il selettore e in questo caso hanno messo un blocco inferiore qui per non farlo scorrere troppo e in più hanno rinforzato la vite d'aggancio del nostro selettore, quindi abbiamo l'automatico e il semiautomatico. Quindi molto preciso grazie anche alla lunghezza stessa della canna e che dire, il Kalashnikov è sempre affidabile, come una replica vera.